volevo restituire il ruolo dell'associazione di consumatori. Una mattatrice. No, volevo appunto ringraziare il proiettore e tutti quanti, perché diamo alle associazioni il ruolo che abbiamo fatto tante battaglie, non siamo le associazioni del singolo consumatore, sulla rimodulazione tariffaria, sulle banche, sulle clausole vessatorie, sulla corretta informazione, abbiamo fatto tantissimo, abbiamo preso appunto pezzi interi di società e li abbiamo tutelati, quindi non abbiamo la tutela del singolo consumatore proprio perché abbiamo una visione complessiva, che vogliamo che non ci sia il concilio web o che sia il concilio web sia accanto al vis-à-vis, perché soltanto attraverso quel nostro intervento che voi ci state chiedendo, no? Intervenite in maniera tale da poterli tutelare e poi gli date al consumatore, che non può essere così informato come voi stessi avete detto, da poter essere titolare dei diritti e consapevole dei propri diritti, agli indennizi, agli servizi, a tutto quello che vogliamo nel mondo delle comunicazioni. Ci ha detto, facciamo in modo che tutte e due le cose funzionino insieme. Le battaglie sono complesse. Chiarissimo. Grazie a voi e per poco finisca. Sì. Con la dottoressa per 4 anni ci siamo visti periodicamente in corso, perché io facevo, Presidente, una riunione con tutte le associazioni periodicamente, ogni 2 mesi di venerdì, e lei era una delle più battagliere, però alla fine poi ci siamo intesi. Però, scusami, la risposta devi aspettare, la devi sentire. Mi pare lei sia il Movimento Consumatori. Quindi è quello presieduto da Gustavo Ghidini, il fondatore. Ecco, e quindi non possiamo rispondere a un maestro del diritto come Gustavo Ghidini, appassionato da sempre come movimentista dei consumatori. Per cui sono, come ha detto lei, battaglie che poi vanno oltre il tema della dialettica del dato giuridico. È fondamentale che in convegni come questo ci siano questo tipo di presenze, se ne farà tesoro, immagino, per migliorare anche in qualche modo il vostro ruolo e le risposte che date. Quindi non c'è una risposta. Grazie. Allora chiederei al Presidente Cardani. Grazie.